L'Aquila riparte e dal Gran Sasso d'Italia Isola Concia supera la Fermana con un risultato di 2-0. Rivoluzione per mister Pagliari, che cambia 5 elementi rispetto alla trasferta di San Benedetto del Tronto. Casella prende il posto di Gueri, Zuccherato prende il posto di Di Santo. A centrocampo sono titolari due ex Misuraga e Giandonato, quest'ultimo all'esordio dal primo. Davanti Russo prende il posto di Giampaolo. Pronti via, l'Aquila è subito pericolosa. Gran giocata di Russo che manda in porta del Pinto con un grande inserimento, però viene ipnotizzato da Di Stasio. Poco dopo, su punizione di Giandonato, Bellone è poco preciso. La Fermana prende campo e mostra anche di avere coraggio. Si fa vedere infatti con una bella galoppata di Sardo, sul quale cross Michelin è attento. Al 41esimo è la svolta della partita. Mavromatis, già ammonito, stende Zuccherato e finisce il match anzitempo. Sulla punizione susseguente, Bellone insaccherebbe su gran cross di Giandonato, ma Alessandretti, che è in fuorigioco, tocca sul secondo palo e quindi la rete viene annullata. Dopo gli spogliatoi c'è subito un cambio, infatti Gueli prende il posto di Alessandretti e subito al quinto il match cambia volto. Infatti sugli sviluppi di una bella combinazione a seguire l'incontro, Giandonato mette in mezzo un cioccolatino, su quale Brunetti e Scaltro mette il piede e fa esplodere il Gran Sasso d'Italia. L'Aquila gestisce con tranquillità ma vuole cercare il gol della sicurezza. A trovarla è Giampaolo, subentrato per Russo, che trova un'autentica magia. Il folletto sguscia, scaglia una conclusione dei 25 metri, parabile per l'estraneo ospite. Da qui la Fermana si scioglie e perde l'inconsistenza. Prima Banegas sfiora il palo, poi Di Stasio attento su Belloni. Grande va sottolineata la prova dell'attaccante ex notaresco, molto volenteroso e sempre pronto a sacrificarsi. Giocando così, i gol arriveranno di certo. Nel finale, su cross di Gueli, Giampaolo spedisce al lato di testa. Le emozioni finiscono qui, l'Aquila trova tre punti fondamentali per dimostrare come il KO di San Benedetto del Tronto sia stato soltanto un caso e si rilancia in vista di una difficile sfida sul campo dell'Atletico Ascoli.